È iniziato il 16 ottobre a Pechino il 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Assente nella grande sala del popolo l'ex presidente Jiang Zemin, presente invece il più anziano ex membro del comitato permanente del Politburo, il 105enne Song Ping. Iniziato poco dopo le 10 ora locale, il discorso di apertura di Xi Jinping è durato 1 ora e 45 minuti, quasi l'esatta metà rispetto alle 3 ore e mezzo dello speech del congresso precedente. Tra i termini più ripetuti, sfide e rischi. La parola sicurezza è stata citata ben 50 volte in quanto fondamento del ringiovanimento nazionale, obiettivo che necessita per la sua attuazione di unità tra i membri del partito, di tutti i gruppi etnici e dei cinesi residenti all'estero, i cosiddetti cinesi d'oltremare. Punto centrale del discorso di Xi anche l'unità ideologica, concentrato di patriottismo, cultura socialista e tradizione, per promuovere la storia della Cina all'estero nel modo corretto. Il segretario generale ha ribadito che lo sviluppo economico è ancora la priorità, ma bisogna focalizzarsi sulla quantità. Citando il modello della doppia circolazione, Xi ha sottolineato l'importanza di combinare il potenziamento dei consumi interni con la resilienza delle catene di approvvigionamento. Traiettorie ben chiare per un modello cinese i cui punti di forza sono lo sviluppo tecnologico, ma anche la protezione dei diritti umani e la democrazia, che Xi definisce a tutto tondo. L'applauso più lungo dei presenti è seguito al passaggio dedicato a Taiwan. Xi ha infatti menzionato la riunificazione. Il paese la porterà a termine senza rinunciare all'uso della forza, ma mostrando rispetto nei confronti i patrioti di Taiwan. Anche in riferimento ai cittadini di Macao e di Hong Kong, che Pechino sarebbe riuscita a riportare dal caos all'ordine, Xi usa il termine patrioti, elogiando il principio un paese, due sistemi che avrebbe garantito la crescita economica a entrambe le aree. Durante la prima giornata del 20° congresso del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha inoltre elogiato le misure intraprese per eliminare le tigri, scacciare le mosche e cacciare le volpi, aggiungendo che il partito ha deciso di offendere qualche migliaio di persone piuttosto che deluderne 1.400.000.000. La dura campagna anticorruzione avviata da Xi fin dalla sua ascesa al potere nel 2012 sembrerebbe infatti non avere risparmiato neppure i vecchi amici del presidente. Tra questi, l'ex vice ministro della pubblica sicurezza Sun Lijun e l'ex ministro della giustizia Fu Zhenghua, entrambi condannati all'ergastolo lo scorso settembre in quanto ritenuti colpevoli, tra le altre cose, di aver accettato tangenti. Secondo alcuni analisti, il presidente ha intrapreso quest'anno un ultimo giro di epurazioni per consolidare la sua presa sul potere in preparazione al congresso del Partito Comunista Cinese iniziato ieri. Stando ai dati del partito, dall'inizio del 2022 sarebbero circa 1.100 i funzionari coinvolti nel giro di vite.